gentili lettori, ascoltatori di BaliNelPallone.it e Radio Mabassa, ho il piacere di avere qui con noi nella splendida cornice del Demodè Sabino Bartoli, niente poco di meno che l'autore dell'inno Bari Grande Amore, un inno che compie 10 anni di vita nel 110° compleanno della società. Ah, benissimo, lo sapevi già, è proprio questo, voglio dire, che coincide con... abbiamo presentato l'inno al centenario del Bari, quindi anche il compleanno dell'inno. Il compleanno dell'inno, un inno che comunque ha riscosso molto successo, adesso è diventato cliccatissimo, ascoltatissimo e molto amato dai tifosi. Sì, beh, quando si fanno le cose col cuore, perché io sono un grandissimo tifoso del Bari e quindi quando è stato scritto l'inno è stato fatto col cuore, tutte le cose che vengono fatte col cuore, prima o poi i tifosi se ne accorgono, no? Un testo peraltro ricco di significato, specie se quest'inno è stato composto, costruito, prodotto proprio in una fase molto delicata della storia del Bari, perché lo ricordiamo, Natale 2007, un 4-0 al San Nicola contro il Lecce. Vero, ricordo perfettamente che, devo dirlo perché è giusto così, vengono alcuni ultras come tra cui Mino Zapparelli, mi disse se potevo fare, scrivere un inno per il Bari. E io lo feci e con la collaborazione di Enzo Strippoli e di Luigi Ran che ha curato gli arrangiamenti, e quando presentammo l'inno, lo presentarono loro gli ultras a Don Vincenzo, bene a ricordare, lui disse sì, questo è l'inno che va per il Bari e lo ricorderò sempre. La tua passione per il Bari come, dove e perché nasce? Beh, la passione per il Bari nasce con tutti quelli, e proprio stamattina stavo parlando con un carissimo amico che diceva sì, io sono della Juve però tifo il Bari, e le ho fatto una domanda, ho detto ok, facciamo così, se gioca Juve-Bari tu per chi tifi? Dice non un pareggio, allora bugiardo, sei un bugiardo, perché con il Bari bisogna avere nel cuore, io ce l'ho nel cuore, e avevo 10 anni, è iniziato quando avevo 10 anni, oggi ne ho quasi 60, si può dire, sì, posso dire che sono 50 anni. Li porti bene. Detto ciò, la partita più bella e quella più brutta che ricordi nella tua vita da tifoso? No, io ti voglio un piccolo aneddoto. Mi ricordo che portai mio fratello per la prima volta allo stadio delle Vittorie. Portai mio fratello piccolo e ricordo lui quando entrò, allora c'era la TV bianca e nera. Mio fratello mi disse, era Bari-Milan. Ricordo, mi sembra che fece 3 gol per Rino Prati. Mio fratello mi disse, Sabino, ma la partita è a colori. Quella cosa mi è rimasta impressa perché si vedevano ancora le partite in bianco e nero. E naturalmente non ti ha neanche detto del commento tecnico. Beh no, quello no, l'abbiamo dimenticato. E invece, ritorno alla domanda di prima, sforzati, so che è difficile perché ecco, la partita più bella e quella più brutta, ce ne sono tante, ma se devi scegliere quali? Allora, la più brutta devo dire è recentissima, la partita con il Novara, se ricordo bene, dove tutte le speranze quel giorno, io sono rimasto allo stadio, una partita da cardiopalma, io sono rimasto allo stadio lì seduto per un'ora, tutti erano andati, io sono rimasto là perché ci sono rimasto molto male, ma non solo io, tutti quanti. Quella è la partita che io credo che i ricordi recenti sono quelli là, e quella è quella che mi ha fatto molto molto male. Quella che beh, io sono uno che ha visto giocare, non lo dite, però io andavo allo stadio, andavo per vedere Florio, ve lo ricordate, no? Tu no, eri troppo piccolo, no? Io no, ma ne ho sentito parlare. Il grande Florio. La partita più bella è quella che faremo tra un po', è quella che ci porterà, e non voglio dire neanche. Dove ci porterà? Un indizio. Lo sapete voi, lo speriamo tutti, però io sono sicuro, sono sicurissimo di questo. Molti tifosi però sognano ancora l'Europa, anche se al momento è un traguardo remoto. Un'altra piccola cosa, quando ho scritto l'inno, la parola dice il mio sogno. E il mio sogno è quello, andare almeno a vedere una partita in Europa. Quella era, quando ho scritto l'inno era quello, il mio sogno è quello, andare in Europa. Ci andremo. Ci andremo. Da autore dell'inno del Bari, come vedi il Bari nel suo immediato futuro? Ho pronunciato poco fa, te l'ho detto, io ho, anche l'altro giorno ho visto la partita con l'Andria e quando il mister ha cambiato i calciatori, io vedevo, ragazzi, abbiamo uno squadrone, adesso al di là del Palermo, ma io credo che il Bari abbia uno squadrone enorme, ragazzi, il mister Grosso sa quello che fa e sono sicuro che ci porterà grossissimi risultati. E se venisse un nome a caso, Memusciai? Ne stavo parlando poco fa con un amico, diceva, stiamo aspettando, ci sono buone probabilità.
E sono buone probabilità, staremo a vedere. E Galano, cosa ci dici di Galano? Un rendimento super. Quando Galano andò via, te lo ripeto, io ci rimasi molto molto male, anche perché perdemmo Galano per due soldi. Il ritorno di Galano secondo me è stata una fortuna. E, Galano, ragazzi, i numeri dicono tutto, no? Ha fatto 14 gol il giorno d'andata, un altro 10 gol, arriva a 24-25, ci porterà dove vogliamo arrivare e la sua quotazione si alzerà ancora di più. Il giocatore a cui sei più legato? Ce ne sono due. Avanti, quali sono? Igor Protti e Sandro, il grande Sandro Tovaglieri. Troppo facile così, ma solo perché erano la famosa coppia gol, o magari c'è anche qualche aneddoto personale che non hai mai svelato? No, qualche aneddoto, però non posso dirlo adesso. Posso solo dire che so che Sandro Tovaglieri, credetemi, ha nel cuore, probabilmente nel cuore, questa squadra e lo ha dimostrato più di una volta e credo che un po' di rispetto in più non sarebbe male. Ma sicuramente adesso che comunque è tornato a Bari, certo, non nell'FC Bari, ma comunque in una realtà comunque emergente cittadina, penso che comunque l'essersi stabilito al Bari per lui è come aver realizzato un mini desiderio. Il suo desiderio, l'aveva già detto, è quello di venire a Bari. Le due parti probabilmente non si sono incontrate, lui ha voluto rimanere a Bari e a Bari, chissà, vedremo. Va bene, grazie mille Sabino. Grazie a voi, arrivederci.